Buonasera, bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco, il settimanale di fatti accaduti nelle Marche che, già lo avete visto nella scorsa settimana, ha cambiato abito, ha cambiato scenografia, la scenografia studiata, come vi dicevamo, da Giuliano De Minicis, nella quale compare il marchio storico di Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. C'è poi l'elemento della novità, come potete vedere alle nostre spalle, ovvero il sito internet www.nerosubianco.tv, nel quale vedere i servizi e poi dalle prossime settimane anche le stesse trasmissioni. E poi naturalmente c'è quello che è il filo conduttore da sempre di questa trasmissione, ovvero vedete la macchia colorata delle Marche della nostra regione. E naturalmente sono molto marchigiane anche le storie che vi racconteremo quest'oggi, a partire da quanto accaduto a Senigallia, dove il titolare di un'autoscuola è stato picchiato e rapinato. Parleremo poi della polemica che riguarda i bidelli dopo il richiamo del ministro Gelmini. Parleremo ancora di pandemia, sono arrivati i vaccini nelle Marche, il freddo che è arrivato improvviso, ci ha colti un po' impreparati, vedremo quelle che sono le diete più appropriate e poi ancora andremo a chiudere con la raccolta delle olive che ormai è sempre più prossima. Questi sono i nostri servizi in scaletta. Prima di iniziare a vederli però andiamo subito a salutare il primo dei nostri sostenitori di questa sera, è un sostenitore anche in questo caso storico, è ripartita alla grande la stagione al Miu e allora vediamo insieme questo messaggio promozionale. Miu, la nuova seduzione. Eleganza, bellezza, classe sono le componenti che fanno di Miu un punto di riferimento nella nightlife italiana. Musica, intrattenimento e spettacolo sono affidati all'eccellenza di DJ, vocalist e gruppi di animazione provenienti dai migliori club d'Italia ed Europa. Venerdì Miu si rivolge ad un pubblico più adulto e sensibile ai suggerimenti della moda, consapevole dei trend più attuali e con un modo più maturo di vivere la notte. Nella rinnovata sala Voldange le voci di Enzo Mammato, Marco Lanzetta, Kedi e molti altri si potranno esprimere nella cornice più adatta, con la musica affidata a Samuele Sardini e Gippo. Il privé rimane il punto di incontro della più bella gente della Riviera ed è un concentrato di puro divertimento con musica e microfono gestiti da Fabrizio Fratta e Minutes. Il sabato Miu è destinato ad una clientela più trendy ed esigente e propone musica house fashion con Alex F e la voce sensuale di Elisa Gardini. E sempre il sabato da una costola del Miu è nato un locale tutto nuovo, The Black Room, The Saturday Night Celebration, una one night calda ed esclusiva per soddisfare un pubblico più giovane, ricca di proposte musicali ed artistiche di altissimo livello. Ogni sabato un grande evento. Da non dimenticare l'offerta del dinner, ulteriormente ampliata e sviluppata con variazioni di menù settimanali, con il nuovo menù di pesce e la novità della pizza al metro. Miu, la notte, venerdì e sabato. Grazie dunque agli amici del Miu che ripartono con una grande stagione autunno-inverno con gli ingredienti che abbiamo visto e che sono quelli di grande divertimento e soprattutto di grande classe, un pubblico più adulto, dunque il venerdì i ragazzi anche il sabato sera. Adesso andiamo a vedere il primo servizio in scaletta da Senigallia dove ha vissuto una brutta esperienza il titolare di una autoscuola, è stato picchiato e rapinato proprio in pieno giorno nella sua autoscuola in Via Bovio. Allora vediamo insieme il servizio che è di Elisa Barchesi dal videogiornale del 15 ottobre. Due punti alla fronte, tre alla nuca, cinque all'orecchio. Sono i segni della colluttazione che il signor Flavio Marconi ha avuto con i malviventi che lo hanno rapinato facendo irruzione all'interno della sua scuola guida in via Bovio a Senigallia. Quando li ha visti, uno era armato di pistola, ha pensato ad uno scherzo, ma purtroppo non si trattava di finzione. Io stavo qui a leggere un articolo sul computer. Non ho alzato, quando ho sentito lo scocco della porta, non ho alzato immediatamente lo sguardo e quando mi sono girato li ho trovati già qui a un metro, sul lato destro quello che mi puntava la pistola e sul lato sinistro l'altro che è stato quello che poi ha parlato, vieni con noi, non ti facciamo niente. Inizialmente io ho visto tutta questa cosa,
pensavo che era uno scherzo. Poi dopo invece si è allungato, io mi ero nel frattempo alzato, mi ha strattonato per il braccio, mi hanno tirato, mi hanno strattonato per portarmi dentro nell'aula di teoria. In quel momento, quando mi hanno messo le mani addosso, io non ho visto più pistola, non pistola, ho mollato 4 calci, 4 pugni, 4 bracciate, di conseguenza lì è nata la colluttazione, uno ha perso gli occhiali, che sono rimasti qua dentro, poi li ha presi la scientifica, la polizia, naturalmente. E niente, dentro l'aula di teoria ho ricevuto questi 3 colpi alla testa e mi hanno strappato l'orologio e la catena. Prima di fuggire lo volevano legare con i cavi dei computer, ma non hanno fatto in tempo. Così si sono accontentati dell'orologio e della catena d'oro che il signor Flavio indossava e sono fuggiti. Erano completamente vestiti con una tuta bianca, da quelle usa e getta in plastica, carta leggerissima che si usano i carrozzieri, usano gli imbianchini. E avevano un passamontagna nero, occhiali neri e una mascherina bianca. Difficile dunque riconoscerli, ma anche stabilire la loro origine. Hanno detto poche parole, parlato pochissimo. Le cose che ricordo di più è che hanno detto: vieni con noi, non facciamo niente. L'ha ripetuto 2 volte qui quello che non aveva la pistola. E poi, quando è stata la colluttazione dentro in aula della teoria, più o meno la stessa cosa, ma italiano. I malviventi probabilmente sapevano di poter agire indisturbati. Secondo me è successo tutto per il fatto che qui c'è sto cantiere, che dalla strada non si vede niente. Erano protettissimi loro perché qui non si poteva entrare, non si poteva uscire, l'unica entrata era quella là. Una situazione di isolamento che da tempo il signor Flavio denunciava.